Porgo il saluto per questa quarta tornata di registrazione dei concerti dell'Agimus. Porgo il saluto a questi tre giovani che si esibiranno in un repertorio desueto in questa aula. Faranno un revival, un ritorno un po' alla canzone italiana dei primi del Novecento fino agli anni 50. E ci fa piacere perché daranno un tono giovanile un po' più vicino ai nostri giovani di oggi, e questo ci fa molto piacere. Non poteva mancare il maestro Silivestro, presidente della sezione Agimus, di regalarci un bellissimo ingresso nella primavera, perché voi sentirete in questo concerto, è primavera, svegliatevi bambine, qualcosa che succede alle cascine, me la cantava la mamma, ho dei ricordi di questa canzone. È il garbato gusto melodico della grande canzone italiana, che poi si arrivi anche fino a oggi, fino a Battiato, fino a Puccini. La tradizione della canzone italiana viene dal grande melodramma, dall'aria d'opera, che poi si trasformerà in romanza, poi diventa la canzone da salotto, e ecco finalmente affacciarsi questo prodigioso, e io direi, no Salvatore, sempreverde repertorio. Perché vedete, questi che vi canteranno e vi suoneranno queste canzoni sono persone giovani che non hanno certo conosciuto, come neanch'io, l'arrivo di molte di queste canzoni che sentirete, ma sono entrate nella loro tradizione, nella loro formazione. Quindi ringraziamo il trio di Arna, che poi è Civitella d'Arna, questa gloriosissima piccola città che ha grandissime tradizioni storiche. E io vi invito tutti ad annotarvi questo concerto nella vostra memoria, perché riceverete emozioni bellissime. Grazie a tutti e arrivederci. Grazie al maestro Silivestro e grazie all'Agimus. Un cordiale saluto a tutti. Permettete di presentarci. Barbara Abati al flauto, Lucia Bellucci alla chitarra, Luca Ricci voce e percussioni. Noi siamo il trio d'Arna. Ci chiamiamo così perché proveniamo dal territorio che ospitò l'antica città romana di Arna, in comune di Perugia. Ci occupiamo della rilettura in chiave acustica di brani con testi in italiano, canzoni del secondo Novecento e anche delle loro forme precorritrici. Nel 1951, presso il Casinò di Sanremo, si svolse la prima edizione del Festival della Canzone Italiana. Le canzoni in gara furono 20, ma gli interpreti soltanto 3. Due di essi, Nilla Pizzi ed Achille Togliani, accompagnati dall'orchestra del maestro Cinico Angelini, interpretarono la canzone che si classificò al secondo posto, di Mascheroni e Biri, La luna si veste d'argento. La notte del gran firmamento ci insegna.
Sulle note di una melodia popolare spagnola risalente al XVI secolo, attribuita da alcune fonti al compositore italiano Tarquinio Merula, abbiamo applicato un testo in italiano che tratta del tema della chanson d'eau. Questo genere era praticato dai trovatori tra il secolo XII e XIII e prevedeva che il menestrello si recasse sotto le finestre degli amanti all'alba per comunicar loro che era giunto il momento di separarsi. Di anonimo spagnolo del XVI secolo, o forse di Tarquinio Merula e Luca Ricci, chanson d'eau. Il termine ballata, come è facile immaginare, indicava in origine un brano destinato alla danza. Ma già nel XIV secolo abbiamo tracce di ballate che invece destinate alla danza non erano. Erano caratterizzate da un tempo lento e da un testo sentimentale. La ballata ha valicato i secoli, si è aggiornata di volta in volta ai linguaggi dell'epoca in cui veniva eseguita, ed è giunta fino al XXI secolo. Noi ne abbiamo scelta una, scritta nel 2007, da una cantautrice statunitense. Il titolo originale del brano è The Way It Is, ma noi lo eseguiremo con il testo in italiano. Di Nicole Atkins e Luca Ricci, Non sei tu. Thank you.
Tra la fine degli anni 60 e la prima metà degli anni 70, la scena musicale internazionale fu illuminata dalla nascita di un nuovo genere, il rock progressivo. La perizia tecnica degli esecutori, la complessità degli arrangiamenti ed il superamento della forma canzone furono solo alcune delle sue caratteristiche. Il successo del rock progressivo fu grande, tanto che una band italiana, i Delirium, nel 1972 varcarono le porte del Festival di Sanremo. Avevano debuttato nell'anno precedente, il 1971, con l'album Dolce Acqua, dal quale abbiamo estratto il brano che segue, di Ivano Fossati e Mario Magenta, Favola o Storia del Lago di Chris. Vera, vada guida allora.
Nello stesso anno, il 1971, un'altra formazione progressive fece il suo esordio. Si trattava di un gruppo di musicisti che lavoravano come turnisti per i cantanti più in vista della seconda metà degli anni 60 e che verso la fine del decennio confluirono nella neonata etichetta numero 1 fondata da Lucio Battisti e da Mogol. Scelsero come ragione sociale il nome di Premiata Forneria Marconi. Il brano che noi eseguiremo è il lato B del loro singolo di esordio, di Mussida, Rapetti e Pagani, Impressioni di settembre. Quante gocce di rugiada intorno a me, cerco il sole ma non c'è. Mi guarda, non so.
sul finire del 1968 il tastierista Vittorio Nocenzi, dovendo sostenere un'audizione presso l'etichetta discografica RCA, millantò la presenza di un non meglio precisato gruppo da lui capeggiato. Fu così costretto a radunare quanti, fra amici e parenti, sapessero imbracciare uno strumento ed, inventandosi un nome all'ultimo momento, scelse quello di Banco del Mutuo Soccorso. Il Banco del Mutuo Soccorso esordì poi nel 1972 con l'album omonimo, dalla particolare forma della copertina a Salvadanaio, e per questo è anche conosciuto con il nome di Salvadanaio. Di Vittorio Nocenzi e Francesco Di Giacomo, Requies Cantim Pacem. Si cominciò a parlare di canzone d'autore già nella prima metà del Novecento, facendo riferimento al fatto che alcuni interpreti scrivevano da sé le proprie canzoni. Nella seconda metà del Novecento, questo genere cominciò ad identificarsi con delle canzoni che avevano dei testi impegnati, contrapposti a quelli da intrattenimento delle canzonette, ed affrontavano temi quali l'esistenzialismo, la lotta sociale e temi di natura filosofica. Nella seconda metà degli anni Sessanta si affacciò sulla scena musicale una seconda generazione di cantautori. In particolare, il 1 maggio del 1967, nella trasmissione televisiva Diamoci del Tu, condotta da Caterina Caselli e Giorgio Gaber, fece il suo esordio un allora sconosciuto cantautore di nome Francesco Guccini. Guccini, qualche anno dopo, pubblicherà il suo secondo album, intitolato appunto Due anni dopo, dal quale abbiamo estratto il brano che segue, di Francesco Guccini, L'albero ed io. Mio corpo
Nella trasmissione televisiva Diamoci del Tu, andata in onda il 1 maggio del 1967, Giorgio Gaber e Caterina Caselli presentarono anche un altro allora sconosciuto cantautore. Il suo nome era Francesco. Aveva debuttato nel 1964 in un cabaret milanese a fianco di nomi quali Iannacci e Lauzi. Si era poi dedicato alla canzone d'autore, passando nel corso degli anni 70 alla musica elettronica ed avanguardia, collaborando anche con Karlheinz Stockhausen, e nei primi anni 80 tornò alla musica leggera, con un album pop dove confluirono tutte le sue esperienze maturate negli anni precedenti. L'album rimase in vetta alle classifiche dalla primavera all'autunno del 1982. Si intitolava La voce del padrone, di Franco Battiato, Segnali di vita. Abbiamo molte cose di
frequentarono nel 1941, subentrando al quartetto vocale maschile della Cetra, l'etichetta discografica torinese di proprietà dell'EIA, l'ente italiano per le audizioni radiofoniche. Nel 1947 pubblicarono in Italia il primo Boogie Boogie, si intitolava Pietro il Ciabattino. Nel 1949 divenirono immortali agli occhi di intere generazioni di bambini musicando un brano di Nat King Cole che in italiano si intitolava Nella vecchia fattoria. Nel 1957 presentarono la prima versione italiana del primo brano rock and roll, Rock Around the Clock, di Bill Haley. Nel 1962 musicarono lo spot della Lambretta, il Lambret Twist, basato sul ritmo omonimo. Noi abbiamo scelto il loro brano del 1964. Originariamente era cantato dalla voce femminile del quartetto, ovvero la straordinaria Lucia Minnucci, e conseguentemente il brano era declamato in prima persona, ma siccome, come è evidente, io non sono una signora, il brano verrà trasformato in terza persona. Di Savona, Cicchellero e Giacobetti, Però le vuole bene. Lui le vuole bene, ma tanto tanto bene, la porta a spasso ogni venerdì, giunti nel parco dove c'è il laghetto, comincia a stringerle, a baciarla con passione, ma quando sono sopra il ponticello, il suo tesoro, fiordo di virtù, con il pretesto di guardarvi sotto, spera sempre che le cada giù, però le vuole bene, le vuole tanto bene, lui sì le vuole bene. Un'altra lunga e straordinaria carriera. Classe 1906. Nome Alberto. Cognome Rabagliati. All'età di 20 anni viene scelto dalla Fox come sostituto di Rodolfo Valentino. Vola ad Hollywood e vi resta per 4 anni, intraprendendo la carriera cinematografica. Torna in Italia, sembra,
a causa di una rivalità amorosa per una bella signorina con un potente produttore hollywoodiano. Ma dotato di una voce straordinaria, entra ben presto a far parte dell'EIA, l'ente italiano per le audizioni radiofoniche, e nel 1941 ha una trasmissione tutta sua, che si chiama Canta Rabagliati. Si esibisce con l'orchestra del maestro Pippo Barzizza per delle canzoni melodiche italiane, ma anche con i Cuban Boys, con i quali esegue successi caraibici con il volto dipinto di nero. Sempre nel 1941 interpreta uno dei suoi più grandi successi. Si tratta di un inno alla primavera, che sta per arrivare, idealmente ambientato nel Parco delle Cascine di Firenze, di Danzi e Gallieri, mattinata fiorentina. Nella speranza di avervi lietamente intrattenuto, Barbara Abati al flauto, Lucia Bellucci alla chitarra, Luca Ricci, voce e percussioni, vi porgono i loro saluti, il trio d'Arna.